Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre giù di Muscoli a Vita, siamo tornati con la parte 2 del collab con RNS60. Se avete perso il primo video, aveva fatto un video pazzesco su tutta la ricerca scientifica per costruire un dorso da paura. Nel video di oggi invece parleremo di riscaldamento per la palestra, stretching statico, stretching dinamico. Mi ricordo che un po' di tempo fa su Instagram avevo appunto fatto una piccola story e avevo ricevuto tantissimi messaggi, quindi oggi l'argomento del video sarà proprio questo: come fare il riscaldamento al meglio per un lifter prima di entrare in palestra per spaccare l'allenamento senza danneggiare né la performance né la crescita muscolare. Detto questo, godetevi il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale e andate pure al canale di Santa, iscrivetevi perché i suoi video sono ottimi, su Instagram posta tantissimo, ve lo consiglio veramente. Godetevi il video, lasciateci un like, ci vediamo dopo. Ciao a tutti raga, qua è Santa e oggi parliamo di un argomento abbastanza trascurato a mio avviso, ovvero il riscaldamento. Qual è il modo più scientifico per fare il riscaldamento? Lo vediamo oggi. Il riscaldamento. Molti non sanno da che parte iniziare, molti lo fanno ma in modo molto approssimativo e senza una struttura e molti neanche lo fanno, il che è un gravissimo errore. Ma ora mi direte: a che cosa serve fare riscaldamento? Perché io dovrei fare riscaldamento prima dei miei allenamenti? Di motivi ce ne sono tantissimi, ma il primo che vi dirò e il più importante è quello della prevenzione degli infortuni. Una systematic review di Fredkin et al. Del 2006 controllò i risultati di 5 diversi studi, 3 dei quali confermarono l'importanza del riscaldamento pre-workout per la prevenzione degli infortuni, mentre altri 2 diedero un responso negativo. Tuttavia, in questi studi ci si concentrò di più sullo stretching come riscaldamento rispetto a un vero e proprio esercizio atto ad aumentare la temperatura corporea. A proposito di temperatura corporea, questo studio del 1966 ci offre una soluzione parecchio pragmatica sulla durata del nostro riscaldamento, esercizio fino a che non si suda leggermente. Se invece vi piacciono le cose più precise e più quantificate, vi porto questo studio di Barroso e colleghi, che dimostrò come un riscaldamento protratto per 15 minuti a un'intensità bassa può aumentare le nostre performance quando si tratta di testare i massimali. Se invece vi piace correre, vi porto questo studio di Wilson e colleghi, che dimostrò come correre unito all'allenamento coi pesi può creare dei decrementi di forza e di ipertrofia. Io personalmente preferisco saltare la corda, lo trovo più divertente e anche meglio per riscaldare gli arti superiori. Indossare indumenti pesanti può aiutarvi ad aumentare la temperatura corporea, ma non vi darà tutti i benefici di un riscaldamento fatto bene, e uno di questi benefici è proprio il miglioramento della performance. Una grossa meta-analisi condotta da Fredkin e colleghi esaminò i risultati di 32 studi. Nel 79% dei casi il riscaldamento si dimostrò efficace nel migliorare la performance. Un altro dei vantaggi di un buon riscaldamento è proprio un flusso sanguigno migliorato e quindi una maggior consegna di nutrienti al muscolo. Parliamo ora di mobilità e stretching. Partiamo dal fatto che gli esercizi che siamo abituati a fare noi in palestra non richiedono tutta questa mobilità, ma sicuramente alcuni esercizi di mobilità specifici fatti prima dell'allenamento possono solo che aiutare a non farsi male e a migliorare la performance. Quando si parla di mobilità, si parla della capacità di raggiungere determinate posizioni nello spazio, e questa capacità può essere raggiunta attraverso lo stretching statico e dinamico. Tuttavia, questi due non vanno confusi tra di loro. Difatti, la ricerca scientifica ha opinioni completamente contrastanti su queste due pratiche. È dimostrato come lo stretching statico possa danneggiare la nostra performance se eseguito immediatamente prima dell'allenamento, mentre quello dinamico la può invece migliorare. Ora che abbiamo parlato in lungo e in largo del riscaldamento generale atto ad aumentare la temperatura corporea, volevo fare una menzione sul foam rolling, una pratica che reputo estremamente utile ed estremamente sottovalutata. Tantissimi studi ormai, come questo di Madoni e colleghi, dimostrano come il foam rolling pre-workout sia molto utile per migliorare la nostra mobilità senza interferire con la performance. Ve la potete cavare con un paio di serie da un minuto sui punti più contratti. Come abbiamo già detto, fare troppo stretching statico pre-workout potrebbe non essere la migliore idea, ma al contrario dello stretching dinamico potrebbe essere molto utile per migliorare la nostra mobilità senza interferire con la performance, e anzi potrebbe addirittura aumentarla e migliorarla.
Non ho voluto spendere troppo tempo sulla mia personale routine di stretching dinamico perché penso che lo stretching vada prescritto in base a carenze ed esigenze completamente individuali. Quello che serve a me potrebbe non servire a voi. Ultimo ma non meno importante, il riscaldamento specifico. Se lavorate con le tre alzate fondamentali del powerlifting, è indispensabile fare delle serie di avvicinamento aggiungendo sempre più peso fino ad arrivare a quello di lavoro. Ok raga, il video è giunto al termine e spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, non dimenticate di lasciare un like, commentare, iscrivervi al mio canale YouTube e ovviamente a quello di Giulio e seguirmi sugli altri social, Instagram e Facebook. Ciao.